Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video ricetta beauty questa volta, perché me l'avete chiesto in tantissime. Ho realizzato diverse ricette beauty, soprattutto l'anno scorso, che in realtà hanno fatto un discreto successo, e in tanti mi avete chiesto di realizzarne di nuove, e soprattutto volete la ricetta segreta di come ho fatto a perdere la pancia. Molti se ne saranno accorti su Instagram, ho messo una foto e se la trovo sul PC, che non l'ho cancellata, ve la metto qui, dove ho perso realmente tanti chili, mi sono sgonfiata completamente. E il trucchettino principale è questo: oltre ovviamente ad avere una dieta equilibrata il più possibile, a mangiare per la metà del vostro piatto in ogni pasto verdure e a consumare un altro frutto che vi citerò nel prossimo video, che mi ha aiutato tantissimo perché essendo un grasso buono non mi ha fatto sentire svuotata, diciamo, quindi mi ha fatto sentire energica, però non mi ha assolutamente appesantita e appunto non mi ha fatto fuoriuscire grasso. Comunque, se questo video vi interessa e se volete richiedermi la vostra ricetta personalizzata o se avete delle ricette e volete essere citate sul canale, vi invito a iscrivervi al canale, mettere un like a questo video, commentare qui sotto e seguirmi su Instagram. Ora partiamo subito con la ricetta per tornare super in forma, sgonfie, e quest'estate andrete al mare, vi moriranno dietro tutti. Allora, semplicissima, ci vuole del limone, anice, io ho questo qui, anice macinato perché è più semplice, e acqua. Cosa dovete andare a fare? Prendete un bicchiere, semplicissimo, lo riempiamo di acqua. Andiamo appunto a riempirlo di acqua e io lo riempio tanto così, quindi quasi per metà, quasi metà, non troppo. Poi andiamo a metterci l'anice. Io ho l'anice macinato, non riesco a pronunciarlo. E l'anice in realtà vi piacerà un sacco perché se voi già amate i ghiaccioli all'anice in estate, alla fine potete ghiacciare questa ricetta andandola a mettere in un contenitore per ghiaccioli e farvi il ghiacciolo. Quindi verrà ancora più facile consumarlo. È buonissimo. Vado a mettere un po' di anice. L'anice vi aiuterà tantissimo sia a dare sapore all'acqua, sia comunque a un sacco di proprietà nutritive. Ora, sicuramente la caratteristica più importante dell'anice è che l'anice è un ottimo digestivo, quindi aiuterà appunto a farvi sgonfiare proprio perché vi fa digerire meglio. Quindi ne metto un bel po'. Ovviamente la quantità più ne mettete meglio è, però valutate voi quanto vi piace l'anice anche come sapore. Poi, ultimo step, è il più semplice. Prendiamo un limone e un coltello, appunto, andiamo a tagliare metà limone, anzi, in realtà non è proprio metà perché questa è già una metà. Ok, io terrò questa come buona. Lavatelo prima, ovviamente. Andiamo a spremere il limone qui. Il limone è fantastico, lo sappiamo tutti, ce lo raccontano tutti, ma quando si deve prendere a stomaco vuoto. Quindi appena svegli a stomaco vuoto prima di fare colazione e qualsiasi altro tipo di spuntino, snack, proprio perché a stomaco vuoto agisce meglio. Diciamo che non ha altri principi attivi che sono, diciamo, in funzione, quindi agisce meglio. Non so se lo sapevate, io ve lo dico. Vabbè, poi spremete bene la polpa. Se vi va, io tanto l'ho lavato, potete anche lasciarlo qui dentro, in modo tale che appunto alcuni di voi non lo sanno, ma anche i principi nutritivi della buccia facciano effetto. Dopodiché valutate voi se vi piace più il limone o l'anice, calibrate un po' voi il gusto. Poi prenderò il mio composto e andrò a scaldarlo in microonde per 3 minuti se lo voglio bere la mattina presto e magari fa freddo, quindi non voglio una roba ghiacciata, altrimenti lo posso bere anche così, in estate è ottimo. E vi assicuro che con questo intrullietto, prima di tutto perderete sicuramente, nel mio caso, 10 kg in 5 giorni tutti. Ma per quale ragione? Perché ovviamente andando a bere questo intrullio, che è buonissimo e fa benissimo, è una bomba di vitamine, c'è la vitamina C, c'è il digestivo e tutto quanto, c'è l'acqua che idrata e fa bene, quindi sono alimenti buoni.
Ovviamente andrete a riempirvi la pancia, quindi non vi verranno neanche più tutte quelle fami terribili di dover ingurgitare qualsiasi cosa, e davvero con me ha funzionato. Gli altri step che ho utilizzato ve li dirò nei prossimi video, se vi interessa sapere come ho fatto ad avere quella forma, e vi assicuro che prima non ero per niente così, sulla pancia soprattutto, vi svelerò nei prossimi video quali sono gli altri miei trucchetti per avere una pancia tonica, piatta e appunto non avere grassi in eccesso o cellulite o cose di questo genere. Ve lo svelerò nei prossimi video, basta che mi scrivete qua sotto se vi interessa, e appunto fatemi sapere se voi avete già provato, che cosa ne pensate, se volete altre ricette per altri tipologi di problemi fatemele sapere qui sotto. Comunque io vado anche da un nutrizionista, quindi ovviamente non sono cose che sto campando per aria, io inventate. E appunto lasciatemi un commentino qui sotto, iscrivetevi al canale per avere la vostra ricetta personalizzata e seguitemi su Instagram. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video, pronte per tornare in forma. Ciao!